am I. Mysterious, the night when you first were there. In love with my joy, delirious, when I knew that you could care. So taunt me and hurt me, deceive me, desert me. I'm yours till I die. So in love, so in love, so in love. Am I? Radio CRT, Radio CRT, Working on a Dream. Eccoci di nuovo Nair, sono le ore 11:29, siamo ancora su Beats ogni martedì mattina dalle 10 alle 12 con me Simona Ciampi, e in studio oggi c'è una carissima amica, la professoressa di lingue e lettere italiane, Ilaria Iacobelli. Se stiamo parlando di letteratura, di musica, di Woodstock e insomma analizzando invece il terreno sociale, Woodstock cosa ha rappresentato, Ilaria? Sì, Woodstock ha, diciamo, aperto un solco nel sociale, un solco molto importante che ha portato all'attuazione di riforme altrettanto importanti, quali diciamo l'aborto, il divorzio, ecco, di cui ancora tanto se ne discute. Poi è stato, diciamo, anche un po' il manifesto della libertà sessuale, no? Quindi il sesso, diciamo, concepito non più come atto diciamo per procreare, ma anche come, diciamo, atto libero, atto di piacere. Da qui appunto il dibattito sulla contraccezione, che poi è stato utilizzato per la campagna contro l'AIDS. Ecco, quindi se non ci fosse stato, diciamo, questo solco, questo dibattito sui metodi contraccettivi, poi nel decennio successivo, gli anni Ottanta, sì, in cui appunto esplose l'AIDS, probabilmente non ci sarebbe stato poi, ecco, il dibattito sulla contraccezione, sull'importanza della contraccezione per contrastare questo maledetto virus di cui non è stata ancora trovata, diciamo, una cura definitiva. E quando parliamo di Woodstock parliamo anche del ribellismo autolesionista, quello per eccellenza, quello di Jimi Hendrix, che sapeva come stringere in pugno il pubblico utilizzando la chitarra come macchina del suono, boato, orchestra, addirittura come anche una parodia della voce umana. Ne estraeva l'istinto animale, il sesso, la provocazione, ma anche un'inebriante dolcezza, il misticismo e la desolazione. Lo andiamo ad ascoltare con uno dei suoi più grandi successi, Cocaine. Love, give you my dog's love.
sunshine of your questo nostro viaggio nel mondo di Woodstock, nel mondo della, della contestazione giovanile, ma anche nel mondo di questa, insomma, rinascita, anche da un punto di vista, abbiamo detto, culturale, sociale, politico e musicale. Abbiamo parlato di letteratura, musica, abbiamo citato De André, Guccini, anche insomma quelli che sono stati i pionieri della musica italiana in quegli anni, e lo abbiamo fatto in compagnia della nostra Ilaria, che voglio ringraziare per essere stata qui come mia ospite a Biz, con la speranza, insomma, di poterla invitare di nuovo e poter parlare di altro, perché poi c'è un universo di cui si può parlare, anche di Woodstock, insomma, avremmo potuto parlare ore e ore, ma siamo quasi agli sgoccioli di questa puntata. Adesso ascolteremo, ecco, dalla voce, dalla magnifica voce di Tom Jones, un brano intitolato Green Green Grass of Home. E allora tu ci hai lanciato questo brano, noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Ciao a tutti e grazie. E insomma, ci vediamo presto, cara Ilaria. Grazie, grazie, grazie ancora per essere stata qui. E adesso ci ascoltiamo Tom Jones. Town looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. To touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a shadow of heartbreak.
arms, we'll walk at daybreak. Again, I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of Radio CRT, Working on a Dream. Radio CRT, Working on a Dream. Ed eccoci ritornati in studio, siamo quasi agli sgoccioli di questa puntata e però non poteva mancare oggi la recensione. Oggi abbiamo scelto per voi Davide Van de Stross, perché è tornato, sì, è tornato limitatamente alla produzione discografica. Un suo album di inediti mancava, in effetti sì, mancava proprio da tempo, dai tempi di Goga e Magoga del 2014, a cui fece seguito un anno più tardi in occasione dei suoi 50 anni Sinfonia, una rilettura di 14 brani del suo repertorio con l'accompagnamento della Bulgarian National Radio Symphony Orchestra. In un primo tempo l'uscita del nuovo album era prevista per lo scorso anno, ma poi, come ha sottolineato lo stesso Van de Stross nella conferenza stampa di presentazione del disco, quando il disco era pronto il mondo si è fermato. Ed ecco che l'album esce finalmente lo scorso settembre con il titolo Mother Folk. Come lascia intuire il titolo dell'album, per Davide è un ritorno alle radici, al folk dal quale era partito, che torna a posizionarsi al centro del suo villaggio. Ne si ha conferma dal racconto di Davide della storia che riguarda proprio il titolo del disco. Una notte sognai questa figura di donna dal volto multietnico che poteva essere di qualsiasi latitudine, con una certa morbidezza mi diceva: resta aggrappato al tuo folk, non avere paura, perché il folk è eterno e ci sarà sempre. E tu hai sempre fatto questo. Alla mattina ho chiamato il manager Giampiero Canino e gli ho detto: ho sognato la mother folk. L'ascolto della madre folk non tradisce quindi la lunga attesa. Le 15 canzoni dell'album si incastrano l'una nell'altra con grande omogeneità, con la precisione di un puzzle. Canzoni che raccontano storie intrise di memoria, di futuro, spesso e volentieri anche delle difficoltà di comprendere quanto accade intorno a piccole semplici esistenze tirate per la giacca dalla retorica dei massimi sistemi. E lo raccontano proprio queste storie usando gli allegri toni della festa di paese o anche quelli più pacati delle inventive lanciate al cielo dentro notti che non sempre sono stellate. Sono queste storie che muovono all'emozione, che risultano universali sia quando vengono raccontate in prima persona, così come quando ricordano un tempo che fu. In scaletta un unico brano cantato interamente in italiano dal titolo Tramonto a Sud. Mother Folk è un bel